Salve a tutti, buonasera, buona seratina. È Enrico che suona il piano, no? È la musica di Uncharted. Salve a tutti, buonasera, mi sentite? Sì, mi dovreste sentire, i comandi sono attivi, il timer lo metto, ma chi se ne frega del timer. Ciao ragazzi, come va? Buonasera, ciao, buonasera, buonasera, buonasera. Allora, ci godiamo un attimo di musica, visto che per ora c'è ed è bella. Din din, din din, di di. Stasera non lagga, vero? Din din, buonasera Harry, buonasera Re98, vada, vada. Comandi per tutti, no, ragazzi, The Last of Us. Il Sì, mio sono. coltello. Ecco, sono Uncharted il quarto, no, dai, comandi per tutti, no. Se no è finito. Mary J, buonasera. Mary J che è tornata a casa, non è più qua con noi. E ci Bentornato. saluta, buonasera. È buonata da qua. Persone, io devo andare a mangiare, a dopo. Pronti gli aneddoti di 3. Ho stonato male. Quando arriva le follie dell'imperatore, allora vi comunico con bella gioiosità che oggi l'ho preso su eBay, l'ho ordinato, l'ho preso su eBay, purtroppo ho trovato Platinum, Cosa però vabbè, succede? l'ho preso così lo portiamo in live prossimamente. Senti bello, senti bello, senti bello, senti bello. C'ho capelli di merda, vabbè, pazienza. Ragazzo toscano muore in live, Enrico nuovo Mozart. Mi torna. Vabbè, dai, bellissimo, non vedo l'ora che lo porti in live. Io non l'ho mai provato, quindi sarà una blind run alle follie dell'imperatore. Io devo cagare, ma ti seguo comunque. Bellissimo, gli effetti del Vitovirus. Delirio. Non so se accendo la luce stasera, ma. Ah. Sì, dai, la metto bassina. Così ci fa. Ok, dai, così. Così. Io aspetto ancora il Re Leone su PS1. Ti ho promesso che oggi c'ero. No, devo pigiare questo. Ragazzi, sto giocando a Titanfall. È figo. Non pensavo, è figo, figo. Mi serviva un gioco per staccare proprio il cervello. Allora, io carico. Siamo 61. Aspettiamo che arrivi Gentina. Intanto faccio anche una storia su Instagram così. Bim 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 bim. Ragazzi, siamo su Uncharted 4 in live, venite, vi sto aspettando con la monetina girante, va là là, venite Twitch. Pa pa pa. Cos'è? Che è successo? Cosa succede? Cosa succede? Sentite una voce? Spero in una super live. Senti, senti che musica. Ora finisce, Cosa eh. succede? No, è partito un altro. Allora basta, niente musica, giochiamo. Aspetta che carichi, perché avevo messo una musica su YouTube, ma. Ma cos'è ste voci? Io non. Perché ci sento delle voci? Voi sentite le voci? MJ è andata via. È andata via, MJ. È andata via, non si. Quando tornerà The Last of Us? Quando finiamo a Chapter 4? Ci sono fantasmi e non dice nulla, io non ho sentito niente. Se tutto va bene, la prossima live dovremmo finirlo. Ma. Oh, stasera non ce la facciamo, vero? Vito confirmed. C'è Vito qua. È lo stendino che parla, lo stendino. Io tutte le volte lo sposto, ma si vede uguale. Ma se io questo lo metto un po' più giù. Comunque, cosa succede? Guarda. Senti che silenzio. Guarda il naso di Drake, guarda che bel naso che Ok, e adesso ha. Il volume è fidati e fai come basso. me, Aspetta, ok? il volume è basso perché era rimasto quello di. Perfetto, è rimasto il volume di CTR. Jack 2 nel caso ve lo posteresti. Sì, ci stavo pensando, ho fatto anche una storia oggi. Ma che bellezza.
Una storia oggi, appunto, che me lo potrei anche rigiocare proprio nell'ottica di farci uno zero play. Vediamo, vediamo. Vediamo prossimamente. Dovrei fare quella roba? Vediamo sì, se ce la fa. Qualcosa del genere. Sì, vabbè, è volato via. Che bellezza. Non intendo quando. Ma cosa sono ste voci? Intendo quando. Potresti portare del live su Titanfall? Non lo so, non lo so. Vediamo. Cioè, per ora voglio evitare di fare live a caso, perché sennò veramente. Cosa succede? Jeb212, grazie. Evitiamo di fare live a caso, perché per ora abbiamo visto che Crash tira. Però io voglio anche fare live non solo con Crash, sennò veramente si diventa Crash centrici. Ed è bello però. Ammazzo! Non si può sparare alle mura. Gira il mondo, gira. Buonasera, come va? Jack 2 è noioso. Se fai la storia, secondo me, tutte le missioncine secondarie le eviti. Quando torna Vito, boh, vediamo. E non viene mai, non viene mai, non viene, c'è sempre da fare, da lavorare, da fare le storie di paperone. Sei Oggi ho. impegnato. Chi è che parli? Vieni qua, vieni qua. Non vuole venire, si poi parla. Guardala, guardala, guardala. Guardala. Guarda, non viene. Oh, chi c'è? Chi c'è? Ciao, perché sei sempre qui? Dovevi andare via. È rimasta qua. Oh, ritorno di MJ Canonio. Cosa succede? Intrusa! C'è un'intrusa! Oggi ho preso Resistance a 1 euro. Se non ricordo male, tu l'hai giocato. Vorrei sapere se ti è piaciuto. Sì. L'uno, soprattutto l'uno e il due, il tre un po' meno. Ma a 1 euro dove? MJ via, ciao. Dove l'hai preso a 1 euro? Fisico o sullo store? Che se a 1 euro lo piglio anch'io a 1 euro. La città è troppo sovraffollata per essere una dittatura. MJ via, incazzata per Iegi. Jack 2 è brutto, non è vero. Cioè, sì, è più, forse è più bello il 3. Con la felpa che puzza. Ma perché sei andata via? È rindata lì sul letto a vedere la live che sto Mi ha facendo qua. detto MJ via e mi sono Ma andata. stai guardando la live? Cosa stai guardando? Ma c'ha le AirPods? Ah, vabbè, non vi dico cosa sta guardando, se no mi dite, mandala via. Jack 2 e Jack 3 sono delle bimbe minchiate. Non è vero, sono comunque dei bei giochini, dai. Allora, andiamo. Oh, qui siamo senza dubbio nel quartiere di lusso. Un residenziale, però, che dici? Potrebbe essere un edificio amministrativo. Probabile. Forse Libertalia aveva un governo locale. E magari pagavano le tasse. Chi lo sa? Avrei preferito se il vaso si fosse frantumattino. Aspetta. Io non posso non esplorare. Pensavo di poter sfasciare il vaso, ma infatti sì. Più che. Si è mosso però! È volato via col pugno! Ma non con la pistolata! Ma che vuol dire? Ma che vuol dire? Volano, guarda, volano via col pugno, ma no, Forse ma non qua. c'è niente. Boh, qui ci sarà un tesoro, però. Che poi da GameStop i giochi PS3 non costano nulla. Vabbè, perché ormai è vecchia. Però vabbè, Jack 2 lo sto giocando sulla PS2. Non volevo mandarla via. Paranormal Vase, gioco preferito di MJ, però lei non c'è. Ma perché Nate trotta come una carpetta? Che vuol dire? Ma qui non c'era un tesoro laggiù. Io mi ricordo che c'era. Aspetta, di qua vedrai. Ma il volume l'ho levato qui? Ora sì. Eccolo lì, il tesoro. No! Il tesoro sepolto. Non si passa neanche da qui. Buttato tutto in terra. Postacci attento, Nate. Ma guarda là. È volato via. È sparito. Per costruire questo posto. È un immenso cumulo di denaro. Non derivano responsabilità. Mi ritegno, a quanto pare. Mamma mia. Beh, il gusto non si compra.
Ho provato Sonic, niente di che, ma non pessimo. Però brutta l'idea del personaggio da creare, assolutamente sì. Io l'ho provato, appunto, dopo un po' l'ho levato perché proprio no. Cioè, devi giocare come Sonic, però non sei Sonic. Ma che vuol dire? Poi c'è Sonic Baby, secondo me è un riciclaggio brutto di alcune cose di Generation. Generation, secondo me, è il meglio di tutti. Devo provare, però, Unleashed. Dove eravamo arrivati con The Last of Us? A livello dell'università, mi sa. Un elefante in una cristalleria. Killzone 2, una volta l'ho vista a 2 euro. Killzone, io ho giocato Killzone su PS4. Vabbè, dai, andiamo, sennò qui siamo lenti, lenti. Non c'è MJ che legge i commenti. Dai, poi vieni un po' qua. Poi vengo. Non cominciare. Mi ha detto di non cominciare. Senti la musica. Qui è bellissimo qua. La mia fascina. No, fermi. Porca puttana. Ecco i nostri coloni. Tutti morti. Alcuni di loro. Santo cielo. Cannoni, barricate di fortuna. Cos'è successo qui? Si direbbe una battaglia. Era una domanda retorica. Il punto è chi combatteva chi e perché. Comunque la finezza di queste libelluline messe qui. Alcuni dei cadaveri è incredibile. Hanno abiti particolari, sembrano soldati. Quindi si affrontavano coloni e soldati. Se lassù ci fosse stato un bel tesoro. Direi che qualcuno puntava a un ricco prelievo. Già, speriamo che non ce l'abbia più. Esatto. Sembrano dei quadri questi scorci, sì. E ragazzi, pensare che The Last of Us 2 possa comunque superare tutto questo, mi vengono i brividoni. Io ragazzi, boh. Dico, uno scheletrino, ma perché? Perché lo scheletro sopra il telo? Dovrei cercare tesori, ma bisogna andare, sennò ci... Le moschine, la bandiera... No, ma ragazzi, ma è incredibile. Ripeto, a chi non lo sa, se lo sta chiedendo e si è perso le altre puntate, io Uncharted 4 l'ho già finito nel 2016, platinato e tutto, però appunto... È dal 2016 che non lo gioco più e quindi non mi ricordo bene tante cose. E rigiocandolo mi sto rendendo conto che è veramente un capolavoro incredibile. È nettamente superiore agli altri tre. Proprio a livello proprio sia di gioco che di narrazione, proprio tutta un'altra cosa. L'1, 2 e 3 sono tutte sparatorie continue. Qui c'è un senso di esplorazione molto più vasto, più maggiore. Io non posso non cercare tesori. Vabbè, dai. Scusate. Secondo me alla fine della Last of Us 2 ormai lo fanno uscire all'inizio. No, esce fra due mesi. Lo fate ritardare, sennò bestemmio. Vediamo se la... Non credo succeda. Ok. Vedi, su PS5 mi piacerebbe vedere questo tipo di interazioni. Che gli passa il proiettile sulla bandiera e la bandiera reagisce. Però, boh, vedremo, non credo se arrivi a questi livelli. A parte che, in teoria, forse si poteva fare anche già su PS5. 4, 3, 4, sì, aiuto. Aiuto. Salve, guys, è arrivato il genitore, eccolo. Secondo me alla fine del... l'ho già letto, siamo arrivati ai livelli di dettaglio veramente impressionanti. Quando è che aveva iniziato la run di The Last of Us? Mesi fa. Poi l'ho interrotta perché era troppo difficile. Più che altro l'ho interrotta perché? Perché si è giocato a qualcos'altro. Ma era realismo, eh. Comunque lo continuiamo prima dell'uscita. Guarda bello qui il teschio disegnato. Prima dell'uscita del 2 lo continuiamo. Non credo si finirà perché è veramente impressionante. Madonna, ragazzi. A dir poco.
Una leva? Ah, ragazzi, qui ci vuole il comando della leva, però, eh. Ora che c'è. Ed è... O forse no. Vuoi aiutarmi? Sì. Non lo mette nessuno? Non ci credo. Qui era perfetto. Ha giocato Horizon Zero Dawn? Sì. È vuoto. Mettere. No. Qui nessuno ha toccato nulla per centinaia di anni. Giusto. Quindi cerchiamo indizi? Sì, cerchiamo indizi. Guarda il soffitto. Madonna. Poi questo gioco ti dà proprio il senso di caccia al tesoro. Cioè, le arti sono così. Cioè, sono belli, però non così. La meccanica dei cassetti vuoti come The Last of Us. Cioè, meccanica, insomma, il senso. Cioè, banalmente, alla fine, trovare i cassetti vuoti ti dà un senso di. Di immedesimazione di realtà, diciamo così. Ladro. Buonasera a tutti, quelli arrivati ora. Cosa pensi di Horizon? Ci ho giocato, l'ho finito. L'ho trovato un po' molto ripetitivo. Cioè, mi ha un po' deluso, diciamo, perché mi è sembrato un po' tutto uguale. Ma anche perché a me di base gli open world mi annoiano facilmente. Quindi, come storia, però, sì, non è un granché. Come gioco, tutto uguale all'inizio alla fine. Cioè, non è brutto. Un vecchio documento. Bel tesoro. Ah, qui ti dice tutto l'inventario di tutto il effettivamente di quello che fa parte del tesoro. Libertalia. Libertalia, ragazzi, che è veramente un mito vero. Cioè, questa ora non sono formato bene, però c'è davvero questo mito dei pirati che si erano riuniti tutti per fare Libertalia. Sembra un uniforme. Eri una guardia, vero? Ottimo lavoro. Dov'è MJ? È lì che si guarda. Che si guarda robe sull'iPad. Finalmente sono riuscito a vedere una tua live. Non avevo mai tempo di vederle. Grande. Che idea ti stai facendo su Titanfall? Mi sta piacendo. È uno sparatutto. Io in genere sparatutto ogni tanto li gioco perché proprio mi. Mi serve. Non è rimasto niente? Forse hanno speso Aspetta. Tutto per i pavimenti di marmo. I coloni hanno scoperto che i loro soldi erano spariti e si sono incazzati. Sì, forse. Cioè, mi spara tutto e li gioco proprio per... Stacchi la mente, giochi, ammazzi tutti, non li giochi tanto per la storia. Però mi sta piacendo, un bel gameplayone. Mi piace. L'ultimo è un po' che non gioco uno spara tutto. L'ultimo che ho giocato mi sa che è stato Killzone su PS4. Stupisco che sia ancora intatta. Che non mi piacque neanche, tra l'altro. Poi ho giocato Crisis 1, 2, 3 e... Fa vedere qual è l'ultimo sparatutto che ho giocato. Killzone. Ma perché siamo qua? Vabbè, Chromagan, vabbè, non è uno sparatutto. Non credo che ne giocate altri. Questo video lo devo iniziare, lo faremo in live magari se vi va, L'abisso d'oro su PS Vita. No, sì, di sparatutto non ho più giocato nulla dopo quello lì. Sì, ma certo! Killzone è stato l'ultimo. Tra l'altro è già un po' che... Che... 2016. Sì, l'ho preso a Natale, quindi ok. Knack, devo recuperare Knack 2. Qui Oddworld di che esca, no, Oddworld nuovo. Questo lo facciamo in live. Questo mi è piaciuto tanto, guardate quanti trofei ho fatto. Sbello, Sony. Ah, Bioshock Infinite! Vabbè, scusatemi. Quanti giochi? Buonasera Enrico, come sta? Quanti giochi? Ma è perché... Perché questo è il mio account della PS3 anche. Cioè, sono giochi... Se vai indietro, vai indietro di più di 10 anni. Guarda là, c'è questo lì. 2008, ragazzi, 2008. Madonna. Infatti.
Nak aveva una grafichina bellina, sì, però faceva ca. Allora, vediamo un po' i miei trofei. Dead Space, io... Dead Space mi era piaciuto, ma non tanto da farmi prendere gli altri due. Però piacerebbe rigiocarlo, Dead Space. Ah, se non altro per platinarlo, ma ormai andò a platinare i giochi vecchi, Flower, Uncharted, questo lo devo rigiocare, ragazzi, Tomb Raider Underworld. È tanto che lo voglio rigiocare, perché fa talmente schifo che va riscoperto. No questo. Prince of Persia 2008. Che non c'è, perché non c'erano i trofei ancora. Credo. Non credo. Assassin's Creed 2. Wipeout HD, vabbè. Beyond Good and Evil HD, ragazzi. Infamous, platinato, Brotherhood. Resistance 2. Devo rigiocare anche tutti e tre i Resistance. Io lo devo fare una settimana che io sono in live sempre, stacco solo per dormire e mi gioco tutto e le devo rigiocare, perché devo fare dei recuperi incredibili, veramente. Almeno si fanno in live, almeno si unisco l'utile al dilettevole. Dead Nation. Eccolo, Prince of Persia. Allora vuol dire che avevano rilasciato un DLC, vedrai. O forse l'ho platinato dopo. 2010, l'ho platinato nel 2012 addirittura. Gioco del 2008, bellissimo, non so se lo conoscete. Prince of Persia 2004 è un capolavoro. No, capolavoro andrebbe rigiocato. Tutti per uno. Arkham City, questo me lo prestò un mio amico. Crisis 2, non l'ho platinato Crisis 2 perché c'erano i trofei online. Okami HD. Mega maratona alla Dario Moch. Ma si potrebbe fare. Fallo partire da ora. Cosa? E la Madonna, Pippo Mod. Beccato, non si moriva mai. No, in realtà morivi. Solo che rispawnavi lì. Ma morivi. Cioè, era una morte camuffata. Quanti sono in totale? Di cosa? I giochi miei, non lo so. E Slay, mamma mia, che merda. Però l'ho platinato. Solo che è talmente una merda che anche Steam me lo dovrei rigiocare. Q-Force, Crisis 3. Crisis 3 è quello che ho giocato meno di tutti. Mi sa che ho giocato solo la storia. Sembrava tutto uguale. Questo non l'ho platinato, Tomb Raider, perché c'erano i fottuti trofei online. Mi mancano solo i trofei online, che erano un po'... cioè, non c'era nessuno online. Guarda là quanti trofei avevo preso. Nexus, Legend. Di Rayman Legend mi manca solo un trofeo. Raggiungi l'ultimo livello di miticaggine. Ci ho giocato per mesi, non ci sono mai arrivato. Poi alla fine l'ho levato, perché... però per un trofeo non ho il platino. Valiant Art, ragazzi, bellissimo. Questo gioco, c'è un aneddoto su questo gioco. Questo gioco l'ho preso anche in stop, lo provai, il giorno dopo lo riportai perché mi fece di più. Madonna, che merda. È peccato, ho preso un trofeo, non posso neanche cancellare. Quanti trofei ho? Uno, due. Non posso neanche cancellare. Il Dark Void, ragazzi, voi sapete quanta gente conosce Dark Void. Gli aneddoti di me. L'ultimo Tomb Raider lo devo giocare a giorni, anch'io lo devo giocare. E l'ho preso al Games Week, l'ho ancora giocato. Forse la versione PS4 non ci sono trofei online. Potresti approfittarne anche per rigiocarlo. Ma di cosa, Braff 94? Di quale gioco stai parlando? Perché abbiamo parlato di 2000 giochi. L'ha scaricato lo sfondo che è uscito tempo fa per The Last of Us 2? Sì. L'ho scaricato. L'ho levato perché ogni volta che accendevo mi veniva la depressione o sta musica. Però era bello. Io non ho nemmeno i giochi. Aspetta, fermo, leggo. Ho di trofei online? Sì, abbastanza. 24 ore di video in live le pretendo. Cambio un gioco per pochi? Sì. Io l'ho giocato tutto, non l'ho platinato perché è infinito, però. Platinare le merde. Io questo Dark Void, non so se lo conoscete, io lo vorrei platinare perché è un gioco di merda. Lo comprai a 5 euro. È un gioco di merda, soltanto che è platinabile. Non l'ho mai platinato perché lo dovevo ricominciare. Poi c'era tipo, cioè, un paio di trofei che non l'ho presi perché è buggato, ma in realtà l'avevo presi, ma non me l'ha segnato. Portal 2 non l'ho platinato perché l'online era buggato. Mi ricordo, facevo le sfide online e non andava, non so cosa faceva, c'era dei bug e quindi ho dovuto rinunciare. Peccato.
L'unica cosa brutta di Prince of Persia era i combattimenti, non me li ricordo più. E Slaved era... non era troppo brutto? No, una merda secondo me. Sai, Henry, che se scrivo Repollo CTR su Google, nelle immagini esci tu, veramente? Come? No, no, vediamo, vediamo, vediamo. Com'è possibile? Com'è possibile? Aspetta, vediamo. Google Repollo CTR. Non è vero. No, è vero. Vabbè, una. Vabbè, la copertina del gioco, del video. Vabbè, sì. Vabbè. Non ho platinato nemmeno giochi belli. Prova Kingdom Hearts 3. No, no, no. Cioè, mi piacerebbe provarlo, ma dovrei... Cioè, ragazzi, ho giocato solo al primo. Allora, io volevo giocare a Control. Mi incuriosisce anch'io. Cosa ti manca di Portal 2? Di Portal 2 la storia l'ho finita tutta. Mi manca qualche cosa... dei cooperativi, sì. Mi ricordo non si connetteva più. C'era un bug su di Steam proprio. Di tutti i percorsi coop. Pazienza. E anche Portal 2 andrebbe rigiocato tutto. Parlavo del primo Tomb Raider. Allora, aspetta. La versione PS4 non ci sono trofei online. Potresti approfittare per rigiocarlo. Di Tomb Raider. Potrei, sì, in effetti. Effettivamente, però lo dovrei prendere in digitale. Vediamo, sì, ormai non si gioca più. Cosa ti va? È vero, la musica è ansiogena, sì, assolutamente, del tema di Last of Us. Il gioco più bello a platinare, boh, lo so. Come fai con la memoria PS4? Bestemmio. Proprio ieri mi ero messo lì per cercare degli hard disk nuovi. Però, boh, c'è tipo gli hard disk. Costano anche poco, solo che le SSD costano troppo. Cioè, costano giusti in realtà. Ormai i dischi non SSD te li tirano dietro. Però ho detto, boh, ma ne vale la pena. Tanto a fine anno esce la PS5. Cioè, ce lo potrei mettere un disco, ma tanto, vedi lì, c'ho la fibra, lo cancello e lo riscarico. Cioè, ho male da aspettare mezz'ora. Perché? Che volevo fare? Tomb Raider. Tomb Raider. Tomb Raider. Eccolo qua. 70%. No, ma non è il primo. Questo ce l'ho in disco. 86%. Questo è solo PS4, sì. Questo è effettivamente... 4! 5 euro! €5? Perché mi avete detto sta cosa? Ora mi tocca prenderlo. 22 giga. Cioè, €5 è tirato nel muso proprio. Però quasi quasi ne vale la pena. Perché non togli la musica nel menu? A me da fare. No, a me rilassa un sacco. Se ti inviassi la richiesta amicizia perché ho bisogno di fare il trofeo online, dirà. Veramente? Di Rayman Legend. Ma io Rayman Legend ce l'ho su PS3, non ce l'ho su PS4. L'unico gioco che ho platinato a Medieval Remake. Medieval Remake. Dark Void lo conosco grazie a Farenz, veramente? Davvero? No, non lo so. Me lo son perso. Ti immagini un remake della Jack Saga per PS5? Basterebbe un gioco nuovo come il primo. Come mai MJ sta in disparte? Perché si deve... Perché si sta facendo i cazzi sua, si guarda i video. Ora viene, ha detto ora viene. NAC 2 lo voglio recuperare. Voglio vedere quanto costa. Come gestisci la mia... Ah, ok, ti ho già risposto. Beato te che hai platinato The Last of Us. Perché con i trofei online mi viene male solo a pensare di farli. Sì, tra l'altro l'ho platinato su PS3. Credo non ci siano. Di solito li saltano. Non mi ricordo più. Sì, perché li leggo a ritroso ora, commenti. Ciao Zero, ho già ripreso Crash The Wrath of Cold. Condivido appieno il tuo disprezzo per quel gioco. Ho provato a finire il primo mondo. Entro nell'1 tutto a posto. Entro nel 2 tutto a posto. Entro nel 3, 10 minuti di caricamento e schermo tutto nero. La mia PS2 non c'è più. Si è esplosa la PS2? Ma veramente? Per questa cazzata? Boh, mi spiace. Nuova serie TV, gli aneddoti di me fatto da youtuber e streamer Enrico Zero TV. Ok. Kingdom Hearts vanno provati i mondi Disney. Che ne pensi di fare qualche partita online su un chat 4? Si potrebbe provare. No, ragazzi, sono un sacco di commenti, devo leggere. Ma quindi a chat, sì, ora riprendiamo. Il primo Tomb Raider mi era piaciuto tantissimo. Shadow of the Tomb Raider mi aveva annoiato tantissimo. Vorrei provare l'ultimo.
5 euro comunque secondo me ne vale la pena. E scale domani, no dai, vaffanculo. Vaffanculo. Vaffanculo, prendiamo. Guarda, lo prendo in diretta. Procede al pagamento. Qua 5 euro vale. È giusto, dai. Cosa? No, Rise ce l'ho in disco. Sì, perché tanto, tra l'altro, quindi lo potrò giocare anche poi su PS5. Sì. Procedimento al pagamento. Vai, acquisto in live. Sì, ma io credo che non si vedano. Vediamo se si vedono dati sensibili. Aspettate, che non credo. Ok, perfetto. Oggi ho cambiato, ho levato in tempo. Vabbè, in realtà no, si vede l'indirizzo di PayPal mio. Chi se ne frega. Ordine paga. Non si vedono password, non credo si veda nulla, quindi vediamo se. Ok. Comprato, scarica, ma non credo di avere spazio. Non credo averci 22 giga. Ora mi dice errore. Però aspetta, già che ci siamo, voglio vedere Knack 2. Come siamo passati a Uncharted a questo? Non lo ricordo più, non lo so. Farenz lo smerdò brutalmente. Sì, ma Dark Void è una merda, però mi ricordo che era una merda, ma era divertente. Mi ha convinto appena ho preso Uncharted 4 che sta in sconto. Sì, è vero, l'ho visto in sconto, prendetelo. Oggi ho platinato Jack and Dexter, bellissimo. Ma c'è MJ, pensavo fossi solo, sì, è lì. Oggi sono 20 anni PS2, è vero. Peccato me ne sono accorto tardi, sennò magari era da farci un video. Però vabbè, per 5 euro potrebbe starci, nonostante trovassi sì, infatti. Francesca Presentini è fidanzata con Richard HTT. Ragazzi, chiedetela a loro. Price Tomb Raider, l'offerta scade subito, infatti. È carino, ma non... Quanti Tomb Raider hai? Tutti. Quelli che sono usciti da sempre. La PS5 a prendere il Day One, vedremo. Molto probabilmente, se non al Day One, al Day 2, forse Day 10. Acquisto live, a quanti Tomb Raider l'hai già letto? Ragazzi, troppi commenti. Ci sono bei giochi questo mese per il Plus, ho già preso questo qui, infatti, questo era là, ma l'ho già finito, però lo dovrei platinare, ma sarà difficile. Fare una live su Tomb Raider? Sì, probabilmente. Quando la live su Jack 2? Vediamo, intanto bisogna finire Uncharted. Voglio vedere Knack 2 quanto costa, giusto per curiosità. Perché io ho preso il primo, mi piacerebbe avere anche il 2, però in fisico mi piacerebbe. No, 39, ma nemmeno, no. Perché? Questo non si può comprare l'uno? Ma no! L'uno non si può comprare. Vabbè, ragazzi, pazienza. Torniamo qua. Sono stracurioso di concerto per PS Vita, è l'unico che mi manca. Cosa succede? Cosa sta succedendo qua? Aiuto, ci sono degli intruder. Non posso seguire la live, ma passo per un saluto. Grazie, The Seventh Sign. Allora, dai, torniamo al gioco. Cosa fai? Se io stavo bene da me, cosa fai? No, dai, scherzo. Cosa fai? Hai finito di guardare uomini e donne? Non ho guardato uomini e donne. Cosa hai guardato? Donne e uomini? Ciao. È arrivata MJ. Si può comprare la pista d'oro su PS4? No, purtroppo no. Ti salutano, MJ. Ciao. Enrico serviva una spalla, raccontaci un po' di aneddoti, MJ. MJ nuovo vito, ciao MJ, buonasera MJ, guarda come sono gentili. Yo. MJ qualche aneddoto divertente, sembra una scurri... Cosa? Si inizia le domande senza senso. Dai ragazzi, siamo indietro, giochiamo, no, ti piace questo gioco? Ti vuoi giocare te? No. Perché no, ha paura? Perché non so giocare. E pari? No. Che dove devo andare? Perché? Nato, guarda io guardo stasera e basta. Aspetta. Un altro ladro. Cosa c'è? Senti, troppo alto. Soldi di Libertalia. Ancora? C'è il sigillo di Avery. Deve aver fusolato. Coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. Cioè, MJ, come va? Bene. Ma la vera domanda è, dov'è ora? Sempre vestito qua. Vabbè. Ok, sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, e dentro? Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda. Ecco Avery, Tew, i fondatori di Libertalia.
marchiati con la parola ladro. Non assassino, non tiranno. Ladro. Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. Ti piace lui? Dall'iPad più piccolino sembra fatto. Sembra vero. Vabbè. So dov'è. Cosa? Dove? Cosa? È una mappa. Sì, proprio lì c'è il tesoro. L'avevo guardata prima. Una mappa di Libertalia. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon. Ma Avery era di Devon, in Inghilterra. Sì, lo era. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. Ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. New Devon, arriviamo. Il vero pirata è vito a comprare Cresta Rock sulla spiaggia. E avevo letto dei commenti allora, interessanti. Allora, come arriviamo lassù? Se prendo ora CTR, i Grand Prix li posso fare? No, però può fare l'ultimo. Quelli vecchi, no, rimetteranno. Però quando finiscono i Grand Prix metteranno la possibilità di... Ci saranno comunque delle sfide che facendole ti sbloccano delle monete, le Wumpa Coin con cui comprare comunque le skin che ti sei persa alla fine. Sì, non puoi fare i Grand Prix ma puoi giocare comunque a tutto. Sto giocando a Uncharted 3 per la prima volta, fra tutti mi sembra la storia meno ispirata infatti. È quella... ci sono anche dei buchi di trama. Però a livello di gioco forse è il migliore, ci sono delle sezioni veramente belle. Ci sono le mosche. Dove sono le mosche? Ah, ragazzi, io però gioco o leggo i commenti? Però mi spiace non leggo. Qual è il vostro gioco preferito? Cioè, hai un gioco preferito? CTR. CTR, è banale. Sono banane. Spiro? No. Dai, 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 giochiamo. Anche perché siamo a 40 minuti là, più o meno. Aspettiamo il pubblico. Gioca. Questo è il primo passo, il secondo. Alzare il candelabro. Buona idea. Sempre sorpresa. Accetta il complimento. Grazie. Sta diventando un posto d'alta classe. No, questo non lo posso più aprire. C'era della roba da raccogliere. No, non ci credo. Vabbè, c'era dei cassetti da prima. Boh, me li fa aprire più. Non era in solitaria stasera? Live? Sì, ma lei ha deciso di non abbandonarmi. Cos? Ok. Ah, andiamo lì, vedrà c'è qualcosina. No. Te lo so fa questo lavoro? No. E mi ricorda viva la vita queste cose, Vico. Non da lì. No, cos perché? Ah, ok. Però c'era dei tesori lì, mi sa. Angel adesso no! Abito e alloggio a casa, in casa di Hitz. No, no, domani me ne vado. Sì, è vero. Sì. Alle hoppe! Scusa, Content. Baldridge. Cosa? Metti i piedi in faccia a Baldridge. Ah, davvero? Porca miseria. Però io mi ricordo c'erano dei tesori. Vabbè. Mi ricordavo più lunga sta sezione nella... Beh, la nostra bellissima montagna. Ti piace questa montagna? Che montagna è? È una montagna che sembra un rapace. È bella, è iconica, è bella, emblematica, minacciosa. Va di qua o di là? Di... Allora, di là, andiamo di là. Ma cosa cambia? Niente. D'accordo, proviamo a salire. Non ci credo, le scale sono intatte. Se scende, no, non si fa scendere. Porta sfortuna. Ah, così va meglio. Cos?
Boh. Il gancino. No! Ah, ah, vedi. Certo. Ora qui c'è uno, un pezzo bello, bello potente, ora mi sa. Che in genere quando si sale su, alla fine poi si scende vorticosamente. Ehi Sam, sì? Sì, volevo ma... Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Lui è allenato. Mi hai rotto il ritmo! Non sono troppo alti i comandi? Beh, si hanno sentito anche. Scusa! Aiuti a salire lassù! Sicuro? Sì. Come si fa? Lassù dove? Ah, lassù! Allora, pronto? Che addominali quest'uomo! Ok. Bene. Ho trovato qualcosa, stai indietro! Io vado, giuro che ci sarò anche la prossima volta. Tanto le scuole sono chiuse, infatti. Questo coronavirus sta facendo la gioia degli streamer alla fine. Tutti in casa a vedere Twitch che è d'altra parte. Vedi, di tanto fuori un po' usci. Wow. Bello alto, eh? Eccola. Proprio al di là del fiume. Finalmente mi dici di rubare i ricchi, eh? Guarda là, si vedono le cascate. Ma lui scrive, ma cosa scrivi? Sempre a scrive, fammi vedere cosa ha scritto. Ah, New Devon. Guarda bello laggiù, c'è le cascatine. E lui mi sa che lì ci dobbiamo andare poi. Madonna. Madonna, che vertigini, da qua ancora peggio, aggiungere New Devon. Madonna. Beh, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. Oh! Signore! Te l'ho detto che c'era il casino. Che quando gli spunta la sta pistola in mano. È lui che... No! No! Io! Vabbè. Adorano far saltare in aria le cose. Vabbè. Dove sei? Oh! Andiamo! Siamo saliti per niente, praticamente. C'è mancato poco. Dai. Cosa mi dice che ne hanno abbastanza di noi? Davvero? Da cosa l'hai capito? Ma tu, fermo! Non ti fermare, vai! Oh! Madonna. Sì, vabbè, non muore mai. Nathan! Nathan! Alzati, dobbiamo andare. Dobbiamo andare! Subito! Eccoci! Madonna, ragazzi, Tarzan! Dove è rimasto appeso? La... Ammazzo tutti, non me ne frega niente! No, no, via, via, andiamo su, via, 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 via! Dai! Ma com'è possibile? Nathan! Aiuto! Aiuto! No, ho tirato una bomba, non volevo! Già è poco disastrato. Sì, è distrutto, gli tiro anche le bombe. Non ti aiuto! Si è montato tutto il palazzo. Grazie. Oh, non è finita. Via, vai! Aiutami a aprire questa porta! Cazzo, cazzo, cazzo! Così, delirio, certo. Delirio. Dai, oh. Ok. No, cena. Che figata. Oh, sì, poi c'è sempre il punto preciso. No, ti ci puoi aggrappare. Dove va, dove... Cazzo! Verso il mare! No! Ci riproviamo. Ci riproviamo.
Tra poco c'è un pezzo bellissimo, sì. Sì, sì, ora c'è un bel filmatone, mi sa anche. Tutto calmo, tranquillo. Eccoci! Madò, questa. Ok, aspetta, aspetta. Ehi, Nadine, bello rivederti. Ok, Mango, Mango! Mango? Che cazzo dici? È la mia parola di sicurezza. Perché Mango? Sempre così spiritoso? Ai miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere della stessa parte. Aspetta, c'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? No, non ci casco più. Ehi, hey, dai, e perché non è... Aiuto, aiuto! No, il buco lì! Ci cade la pistola. Ok, bellissimo. È stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Attenzione. Sarebbe la scelta più saggia. Nadine è il capo della shoreline, dei nemici. Oh, dai, Nadine, andiamo. Il capo... Sappiamo che spacchi i culi, ma... dei soldati, via. Due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. E ora c'è la scazzettatina. Ora! Ehi, no. Piano con quella roba! Oh! Sono stanca di questo. No, ma questo è proprio... Sono stanca di quest'isola. Oh, guarda bello il mobile. Ma gli ha dato una brutta soda. Possiamo parlarne. Madonna. Madonna. Sì, con un dito è rimasto attaccato. Va bene. È lì che gliele dà. È lì che se le danno, non si vede. Da dove sono? Sono spariti. Dai, smetti. Eccola. Aiuto. Madonna. Che bellezza. Ragazzi, c'è un bel filmatore. Ok. È vero. Le donne sanno divertirsi. Sei di veloce. Ma non abbastanza. Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. Ehi, ehi, ehi. Cerchiamo di restare calmi, ok? Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi. Tutti quanti. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo, non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Rafe! Calma. State fermi, non sparate! Mettila giù. Calma, ok? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Mi sembra un po' Stepney, vero? Quando? Samuel. Un po', magari. No. Tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi, eccolo. Calma, Rafe. Ci hai catturato, vacci piano. Sei un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo. Un accordo? Oh sì, sentiamo cosa hai in mente. Avanti, ti ascolto. Dai, senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi? Sì. Quello è una piccola parte.
Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar. Il tizio che l'ha fatto evadere. Di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria, in Argentina, 6 mesi fa. Questa parte è rivelazione. Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Ma è vero. Oh. Perché Sam gli aveva raccontato che Alcazar l'aveva liberato, non so se vi ricordate nella prima, nel primo episodio, Alcazar che l'aveva liberato. Che ti ha raccontato? In cambio di... Cioè... Di doverli che trovare... Che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. E è bello il fatto che noi abbiamo giocato la sua storia, che non è mai accaduta, è bellissima sta cosa. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Più o meno. Non c'è stata un'evasione. Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di San Disma, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Che stronzo. Ma pure Nate che non ha cercato su Wikipedia no, Alcazar, è vero. Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini e ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui? Rafe. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Aiuto. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. L'hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Rafe. Hai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo Sam. Stai facendo no, un errore. No, 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 no. Madonna. Madonna, la musata. Ha toccato. Madonna. La mentata. Lui era pronto lì per pre. Ha preso una mentata lì su. Sul sasso. Oh, chi mio è Dio. Questa? Nate. Elena. Ehi, Nate. Come ci è arrivata lì? Boh. Ah, ora si gioca un altro flashback. E non muore, infatti. Bene. Sì, come ha fatto a morire, non si sa. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea. Ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Questa parte qua mi ricorda un po' lentino. Eccoci qui. Tutti semi wow. Si chiamano. Ah, ma sono loro due. Ah, questo ecco perché. È immenso. Da dove iniziamo? Per prima cosa cerchiamo un'entrata. Poi faremo un bel giro. Ora io vado spedito, sennò ci si sta 2 giorni. Però questa parte è bellissima. Questa esplorativa, cerchi tesori. Sì, qui si va più spediti, sì. Tanto, ripeto, tesori ho già trovati tutti. Però non mi ricordo da dove si entra. Niente.
Connor. Ah, di là. MJ, cosa pensa di Uncharted? Carino. Forza. Diamo un'occhiata sul retro. E Nate fa il paladino della giustizia con Nadine dopo aver ucciso migliaia di mercenari. Sì. Vabbè, la dissonanza ludonarrativa. Qui, seguimi. Che vabbè, ci sta. Qui, seguimi, lui se ne fa i cazzi suoi. Okay. Scusa. Dammi la mano. Sa cos'è la dissonanza ludonarrativa? Posso immaginare. Bene, e andiamo. Cos'è? Che ne so cos'è, ma c'è in tutte le cose, non solo. Sì, quando cioè il gioco racconta una certa morale, cioè una storia, però nel gioco ammazzi comunque mille persone. Ma in realtà c'era un trofeo. I supereroi fanno così. C'era un trofeo, credo, qui di Uncharted 4 che si chiama proprio dissonanza ludonarrativa, perché questa cosa era stata fatta notare e quindi la prendevano un po' in giro. Vediamo se lo trovo. Ci deve essere. Eccolo qua. Elimina mille nemici. Dissonanza ludonarrativa. Forza, Nathan. C'è anche NJ. Ciao. C'è anche NJ. Wow. Molto The Last of Us questa parte. Da brividi. Sì, tieni. Ne ho qui un'altra. Se torce così. Dunque, hai in mente una stanza in particolare? Ma prova a vedere se noti libri, diari o anche qualunque tipo di documento scientifico. No. Ma la torcia dov'è? Qui non c'è niente. Ce l'ha in mano. Books. Levati. Non mi ricordo dove erano. No. Niente. Di certo non saranno in questa soffitta. Gli scatoloni sono pieni di... Allora, girate i comandi, almeno... I comandi. E i commenti. Hai giocato Uncharted? No. Nada. Sì, anche qui racconta la storia. Perché ancora non sappiamo dove siamo, non lo dice. Però lo scopriamo molto presto. Ma quelli sulla moto erano loro due. Sulla moto? Sì. Sì, può andare. Sono arrivati. E sono arrivati. Scendiamo. Come pensi di trovarli? Gli appunti di nostra mamma. Ecco. Stanno cercando gli appunti della madre. Sì, lo so, ma questo posto è così grande. È come cercare un ago in un pagliaio. Sembra la stessa voce di Joel, sì. Perché anche l'attore è lo stesso. Eccolo. Significa anche l'attore è lo stesso. L'attore inglese è lo stesso che fa Joel della storia. No, non è della mamma. L'idea era giusta. Continuiamo a cercare. Kenshiro Tanaka. Sam, mi prenderai per matto, ma questo sembra un vaso della dinastia Ming. Pandora. Nathan, nessuno sano di mente abbandonerebbe qui un vaso della dinastia Ming. Ma questa pare la stanza di lui quando è grande. Me lo sono sognato. Sì, qui bisognerebbe leggere. Dal Perù. Tua madre è impegnata a preparativi per l'escursione della giungla. Sì, praticamente tutti questi documenti raccontano che la mamma di Nate era comunque una che una specie di giornalista naturalistica che ricercava. Esatto. Papà diceva sempre: perché disfarle? Tanto tra un mese traslocheremo di nuovo. Già, il solito idiota. È chiusa. Dai, proviamo insieme. Ellie ha la stessa voce di Sullivan. Ci ho messo mezz'ora a trovare tutti i trofei, sì. MJ sembra troppo grande per avere 18 anni. Poi forse la maggiorità in America ha 16 anni. Cos? Sembra una specie di sarcofago. Gente, è stata di nuovo la felpa di Enrico. Guarda qua. Vabbè. Conosci la teoria che Nate e Cosi hanno diventato clicker agganciandosi al giornale dell'inizio del 3? Sì, vabbè.
Cosa accadrà a CTR? Continueranno a aggiornarlo, metteranno nuove skin, nuovi personaggi, piano piano. Cos'è questo posto? Giusto per mantenerle un po' di pepino, vedrai. Il grosso è fatto, ormai sicuramente presto annunceranno un gioco nuovo. E si va avanti di là, ma qui più di roba. Questo è dell'antica Roma. Terzo, forse quarto secolo. Questo lo riconosci? Ho già visto qualcosa del genere. Figure distese. È etrusco. Ah, è vero. Sì, marito e moglie tumulati insieme. È un po' lugubre, ma devo ammettere che ha un suo fascino. Già. Sembra di stare in un vero museo. Secondo te c'è anche la sala dei dinosauri? Non mi stupirebbe. Il grosso è fatto dopo un anno di vita. Ma non stiamo parlando di Fortnite. È un gioco. Cioè, è fatto anche per giocare offline. Lo giochi con gli amici. Non è solo da intendere come gioco online. Cioè, secondo me basta. Questa mi sembra proprio un'antica lavastoviglie. Di CTR. Dice basta così. Dopo. Secondo me sì. Cioè, quando esce il nuovo gioco di Crash, CTR ci sta che resti da parte. Non mi sembra una cosa eccezionale, insomma. Guardami, Nathan. Chi sono? Ma il dottor Livingston, dai! Un figurino. Però, aspetta. Che di qua si va avanti. Levati! Pensavo che diceva a me, ha detto, ma sono ferma. Sono ferma. Aia, aia. Cavolo, cosa non darei per un invito come questo? Rifugio degli avventurieri. Il mondo. Il mondo. Quindi dove andiamo? Se potessi andare ovunque nel mondo, tu sceglieresti? Ovunque? Ovunque. Beh, allora... vediamo. India. Sì, alla scoperta del Taj Mahal. Giro, giro, tondo. Unione Sovietica. Andiamo a Mosca. Potremmo avere qualche problemino a entrare. È il mio sogno vedere la Piazza Rossa. Riproviamo. Inghilterra. Non sarebbe male vedere il castello di Windsor. Giusto, Sam? Ehi, non guardare me. Non è colpa mia se non eri ancora nato. E comunque anch'io ricordo poco. Insomma, non era questo granché. Sì, sì. Ma io non posso... Ok, ultimo giro. Brasile. Ora sì che si ragiona. Il fascino misterioso della foresta amazzonica. E il fascino degli indigeni con le frecce avvelenate. Ecco il libro. Sì, no. Sì, anche quello. Ah, qui ti puoi mettere il cappello. Guarda un po' qui. Mi sembra c'era un trofeo se ti mettevi tutti i copricapi possibili. Come si va? È andato lui. Totem della fertilità. Che brutto. Wow, questo tavolo è grande come quelli della mensa all'orfanotrofio. Secondo me qui si mangiava meglio. Ci vuole poco. Caspita, qui dovevano organizzare delle feste da paura. Visti i soprammobili, i soldi per farlo non gli mancavano. Infatti, ma sarà passato parecchio dall'ultimo chiedimento. Ah, c'è un altro. Un'armatura. Francese, direi. Ma abbiate quando spedito, sennò ci si sta tutta la sera. Ehi, cerca di non puntare troppo la luce verso le finestre. Se le ripunto fuori le finestre? No.
cosa stai guardando? Io? Lui. Ah, vabbè. Cambia il copricapo. Samurai! Riconosci anche l'emblema? Il fiore di Malvarosa. Vado a mangiare, a dopo non chiedetemi perché mangio, ho fame. Riavvio il router? Perché sta laggando? Bravo, esatto. Ma un po' si lagga. Trova le uova e riportacele. Spiro! Io devo salire qui, mi sembra. Ah, ecco, vedi. No, non lagga. Sta laggando, infatti. Non lagga, vedi, non lagga. Non fate farsi andare. No, Olin Palm dice che... Prima? Sì, non parlavano con te quando diceva... Ah, ok. Router. Questo? È una lettera. Ma quel che ne resta. Volevano comprare le loro cose, ma hanno detto di no. Immagina cosa si prova a scoprire per primi queste cose. Non deve essere per niente male. Ma... piacevole. Rallegra l'ambiente. Ma da quando apprezzi la musica classica? Ehi, sono un tipo dai mille interessi. Quanto manca alla fine, dicono. Ma questa è una citazione a Tomb Raider 2, questa vita. È vero? Tomb Raider 3, che te nella casa di Lara potevi attivare la musica e c'era questa musica lì. Io sospetto che i diari della mamma non siano qui. Diamo un'occhiata. Mi sembra di sì. Boh, non so, ditemi voi. Io... finisci oggi? Boh, non credo. C'è ancora un bel pezzo. MJ ci capisce. Quanto manca alla fine? Non tanto, ma secondo me non ce la facciamo oggi. Vediamo. È chiusa. Strano. È chiusa. Le cose della mamma potrebbero essere in queste stanze. Proviamo a entrare. E questo cappello. Sì, me lo posso levare, però non mi ricordo nell'appoggiare la stavata. Io devo. Mi devo arrampiare. Ah, ecco, vedi. Ma è un iPad. Un gong con drago. Ma no. Ah, vedi quella. La mamma. Sì, è tipo un'avventuriera. Già la mamma, però era più una ricercatrice che un'avventuriera. Cioè, sì. Cosa c'è? Bussola, meridiana. Immagina solamente di essere sperduto in alto mare, con quegli strumenti come unico baluardo tra la vita e la morte. Già, è pazzesco. Sono rimasto specialmente sorpreso a laminarti per l'ennesima volta in copertina. Vabbè, stiamo a leggere anche questi. Ehi, qui c'è il tuo libro preferito. Pirati. Quale? Il volume dal titolo Storia generale dei pirati. Forse vuoi dire storia inventata dei pirati. Persino il nome dell'autore è finto. Allora, eccolo là. Sì, giusto. Ci porterà dritti in una di quelle stanze. Non ci... Tizi. Cosa? È troppo stretto per me. Pensi di farcela. Salire. Stai scherzando? Qui. Pensi di farcela. Ok, va bene. Vediamo come te la cavi. Vabbè, sentite, vi saluto, buonanotte. Perché non gli funziona. Non funziona? No, lui non vede niente. Ah, mi spiace. È una polaroid. Anche a me lagga. Sì, fa vedere. Ah, guarda la foto. Penso funzioni ancora. Dai, quei capelli. Fai un bel sorriso. Bellissimo. Non perderla. Ora questa foto qua. A parte che qui ora te la sviluppa. Vedi che piano piano la sviluppa. Se vi ricordate in soffitta, nel primo livello, quando lui cerca le cose in soffitta, quando inizia il gioco,
Per un attimo prende un libro e esce una foto dove si vede lui col cappello. E la rimette dentro, però. Quindi è questa foto qua. È bella sta cosa. Già fino a quando resi del rico. Fino a stasera, domani me ne vado. Il più tardi possibile, dice. Sapete cosa fa la pubblicità della foresta? No, non lo so. Comunque non sta laggando, quindi. Dai, andiamo. Attento a non cadere. Guarda. No! Attento a non cadere, boh. Però aspetta. Cioè lui salta con i piedi, prima si arrampica con i piedi e poi salta. Acido. Ah, ecco qua. No, aspetta. Qui indietro c'era. C'è un tesoro qua. Eccolo, tesorino. Ma cos'è? Pirati. Nella foto di inizio gioco non si vede niente perché dipende dal cappello che indossi in questo punto, esatto. Dettaglini. Ehi, vieni a vedere. Però mi sa che casca la statua, fa vedere. Sì, ah no, si muove però. Vieni a vedere cosa. A 12 anni ho l'agilità migliore di tutti noi messi insieme. Effettivamente. A 12 anni dove l'hai sta forza, non si sa. Ah, invece a 40. Quello è muscio, sì. A 12 anni ancora mio, sei a 12 anni riuscivo a tirare su un sacchetto della spesa, manca po'. Enrico, ma ieri hai mangiato lasagne e il dolce con le castagne. Cos'era la parodia mia? Le lasagne, il dolce con le castagne, sì, mi sa di sì. Questi condotti a reazione grossi centriamo per solo. Dov'è che sono loro? Eh? Dove è ambientato? Bene. È in una villa. No. Il caffè. Tutto il gioco. Sono dentro. Qui si sa dov'è. Non è specificato. Aspetta. Non prende in mano la maniglia. Ah, sono dei farmaci. Codeina. Antidolorifici. No, non ci credo. Così a caso. Sento odore di patate al forno. Codeina. Ma sto libro non si trova? Ora si trova. Ha rubato le candele. Cosa succede? La tavoletta di ultimo. Al posto delle patate l'insalata. MJ, mangiato la vostra al tonno di Enrico? Sì, oggi. Quel posto che restava il nostro legame si è dissolto nel momento in cui... Sì, poi qui racconta del marito che hanno litigato, però lui, insomma, c'è tutta una storia da leggere. Qualunque cosa sia, ma non contare mai più me o... Oddio. Contattare mai più me o la mia famiglia. Che tristezza, però. Che sono sti... E qui c'è la chiave. Eccoti. Dai, su. Corri. Preso. Ha dimenticato il comando, c'è dar no, c'è dar sì, c'è dar no. Vabbè. Niente. Quelli erano farmaci The Last of Us. Vabbè, farmaci generali, dei film. Forza. Ah, il cappello l'ha messo qua, guarda. E lui? Mi sa che gli è cascato quando è cascato. Che siamo arrivati. Wow. Sì, siamo arrivati. Il paradiso dei diari. Paradiso dei diari. Dai, proviamo a cercare. Non so, il diario della madre che mi sa che era... ripone. Che non ripone? No. Oh, ripone. Doveva dire no. Ah, doveva caricare il no. Qui. Che palle. Prendilo direttamente dal davanti. No.
sa che era quello sotto il coso. Sì, ora c'è un bel filmatone. Mi sa che era qua. Sì, ovviamente. Mi dispiace, insieme a altri. Eccolo, Cassandra. Quanti ne aveva? Sam. Trovato qualcosa? Sì, è lui. Oh, attento, Hunter. Le ricchezze del paradiso. Quindi si scopre che la madre stava anche lei cercando il tesoro di Avery. Oh, Avery, il suo tesoro com'è? Il colpo alla Gansway. Che lei studiava questa cosa. Wow. Ah, cosa hai trovato? Questo non lo ricordavo. Sì, neanch'io. Bene. Ma è... sì, è di certo la grafia della mamma. Mani in alto. Oia. Lentamente. Ehi, 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 quella non serve. Che cosa ha preso? Ehi, 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 la pistola su di me. Datemi il diario. Ok, va bene. Coronavirus. Va bene. Mi spiace, Nathan. Mani in alto. Pom, no. Ma chi è questa? Ora lo dirà. Si è mai vista. E adesso? Adesso. Aspettiamo. Signora anziana, c'è scritto anche. La polizia. Ah, senta, perché andare incontro a dei grattacapi? Fermi. Solo per rovinare la vita di due ragazzi. Sarebbe... Non costringetemi a spararvi. Per favore, signora, nessuno si è fatto male, giusto? Bisogna affrontare le conseguenze delle proprie azioni. Almeno lasci andare lui. L'ho portato per fargli vedere le cose di nostra madre. Tutto qui, lui non c'entra nulla. Cosa? Cosa? Le ho detto che la colpa è solo mia. No. Vostra madre, hai detto? Sì, quel diario era di nostra mamma. Che mi venga un colpo. Siete i figli di Cassandra Morgan. Io sono vostra nonna. Salve. Mio Dio. Cassandra Morgan, sono io. Vi ho quasi sparato. Sì, a proposito, le spiacerebbe. La vecchia al porto d'armi. Alla pace dalla vecchia. Mamma. Conosceva mamma. Lavorava per me. Come credo avrete notato. Sono una specie di collezionista. Riduttiva come definizione. Quindi mamma era la sua interprete? Mi ha fatto bene il movimento. Bocca. Vostra madre era la storica più in gamba che abbia mai conosciuto. Insieme avremmo realizzato grandi cose. Ma poi la sua malattia. Mi spiace. No, tutto ok. È passato molto tempo. Di tutte le sue scoperte. Cosa fuma che è stremata. Questa sarebbe stata la più illustre. Sei che parvi smagna. Conosco la musica di Uncharted. È quello di Sir Francis Drake. Sì, latino e personaggi storici. Erano gli argomenti a cena. Eravamo una famiglia bizzarra. Vi ha mai parlato delle sue teorie riguardo Sir Francis Drake e i suoi eredi? Sir Francis Drake non ha avuto eredi. Già. Secondo la storia ufficiale. Ma vostra madre e io non ci credevamo.
Lo studio dei segreti di quel pirata è l'ennesima avventura a cui dovrò rinunciare. E dovrò rinunciare a molto altro. Perdonatemi. Lo sfogo di un'anziana. Morgan, ecco, come il cane mascotte di Naughty Dog. Sì. Appartiene a voi quanto a me. Proprio. Chissà. Forse un giorno finirete ciò che lei aveva iniziato. Eccoci. Polizia. La voce di niente, sì, ti piace? Ecco. Sì, possiamo andare, vero? Parlerò io con la polizia. Siete riusciti a entrare? Non avrete problemi a uscire? Sì. Parlare Tomb Raider mentre... Ecco. Grazie. Scusi il disordine. Dai, Nathan. Andiamo. Un momento. Eccola. Si sente bene? Porca troia. Ehi. Rovinato, hey, grazie a questa pazzerella. E così non può avvertire la polizia, vedi? Sam? Di cosa? Che lei diceva ci penserò io e manderò via la polizia. Invece dobbiamo così fare qualcosa. Anzi, dobbiamo tagliare la corda. Non possiamo abbandonarla. Non c'è nulla che possiamo fare. Ok, dobbiamo scappare se gli sbirri ci trovano qui, eh. Signora? Nathan! Dobbiamo andare, subito. Un vaso potevano fotterselo, ma perché... Merda! Finestra! Finestra, dai! Finestra! Coltello! Ok, tu, vai di sopra, tu! Vieni con me! Se ora rientro... Aspetta! Dai, dai! Che livello dopo è bello, c'è un po' di sparatorione! Tu hai tutto! Oh! La bomba! Merda! Occhio! Dai! Siamo a New York, dove siamo? No! Ah, pensavo di cascare sotto. La strada per il cancello sembra... Cosa? Al cancello. Hai fame? Un minore, sono da qualche parte nei tattici. Ok. Cosa? La pagnottina, cioè. No. Oh! Nathan, stai bene? Eccoli! Alto là! Via! Seminiamoli. Un adulto? Cosa? Niente. No, 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 dove fa dove? Dove si va? I poliziotti fermi. Oh, sì, l'ha girati. No, l'ha preso. Ma poi mi potrebbero bloccare malissimo, vabbè. Oh! Dai, è finito, è finito. Buona, bellissimo. Vai, vai! Fermi, per Dio! Vicino alla foresteria! Finito, 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 finito. Sì, questo è il livello che se ti metti a cercare tutto ti dura due ore. Il cassonetto, dai! Ok. Vai! Sto fuggendo! Vai! Sulla moto, presto, dai! Senza casco, spissanurati! Alia! Brooklyn, New York! Cosa? Dovremmo avercela fatta. Che dici? Sembra di fermarci per il dietro? Eh?
Che nottata, eh? Che nottata. Quella signora. Ehi. Ehi, stammi a sentire. Non è stata colpa nostra. Insomma, la signora era malata. È giusto starci male, ma non potevamo impedirlo. Potevi Manhattan, sì. E ora che facciamo? Non posso tornare all'orfanotrofio. E tu non puoi tornare al lavoro. Non torniamo. Certo. No, dico sul serio. Scappiamo da questo posto e andiamo il più lontano possibile. Sì, e la polizia non ci troverà mai. Beh, suppongo cercheranno Nathan e Samuel Morgan. Sì, siamo noi. Se non lo fossimo? Nathan, prima alla villa, eri ferrato su quegli argomenti quanto quella povera signora. Ecco, ho sempre saputo che eravamo destinati a qualcosa di grande. Ma fino a stanotte non avevo capito cosa. Ma questo, l'opera incompiuta di mamma, è la nostra occasione per iniziare una nuova vita, con una nuova identità. Che stai dicendo? Conosco dei tizi. E sono bravi con i documenti. E il nostro nuovo nome? Per mamma, Sir Francis Drake aveva degli eredi. Chi siamo per negarlo? Ah, era così. Ma ricordavo sta cosa. Dici sul serio? Non è vero? Nathan, siamo nati per questo. E ti prometto che tu e io, insieme, faremo strada. Quindi loro si cambiano nome. Che te ne pare? Qua. Nathan Drake. Da 12 anni. E da lì è cambiato tutto. Siamo diventati esploratori, avventurieri, soprattutto ladri. Ah, io. Cerca di stare fermo. Per un po' era come se... Conosco i tizi, sì, come Sal Goodman. Se non eravamo dentro insieme. E... Quando l'ho perso... Quando ho creduto di averlo perso... Non hai più voluto parlare di lui. Qualcosa del genere. È tutto. Ora sai tutto. Con te dubito che si possa sapere tutto. Ma... è già tanto. Vorrei sapere a che pensi. Delirio. Penso che tu sia fortunato perché ti ho trovato appena in tempo. Sì, come ha fatto. Già. Pressione. E per fortuna non hai perso una gamba o altro. Sarebbe stato un bel problema portarti via da qui. Sì, un graffietto sulla fronte. A proposito, come mi hai trovato? Oh, è stato facile. Ho seguito il rumore dei proiettili. No, come sei arrivata fin qua giù? Ah, certo. Mi senti, Sally? Ehi, Zucchero. Lui come sta? Oh, sai, un po' ammaccato, ma è ancora vivo. Ordinaria amministrazione. Guarda MJ come si è accanita. Ora non ci resta che salvare l'altro Drake. Che senso? Che vuoi dire? Te lo spiega Nate. Vecchio mio, è bello averti qui. Non potevo mancare. Che è successo, Sam? Rafe l'ha preso. Merda, sai dove sono? Sì, sono diretti alla punta nord dell'isola. Cerca un posto in cui atterrare da quelle parti. Una volta liberato Sam, dovremo andarcene in fretta. Ricevuto. Ehi, è il tesoro? Scordatelo. Non ci serve. Ma Alcazar? No, non esiste nessun Alcazar. Sono tutte cazzate. Cioè, quindi... Cos? Il debito e... E la fuga? Sì, Sam si è inventato tutto. Che stronzo, vero? Senti, ti spiegherò tutto appena saremo insieme, ok?
Sì, non vedo l'ora. Ah, e state attenti laggiù. No. Ci conosci? Fai a cambio? Lei qui l'hanno migliorata parecchio. Grazie. Di niente. No, intendo... Grazie che mi hai salvato. Di nuovo. Ho rischiato di non farcela. Già. Andiamo. Un bacetto, solo dai. Ho trovato un veicolo. Elena, mi fa sesso. Che ci fai qui? No, che ci Siamo fa Siamo diretti qui al versante settentrionale dell'isola. Sì, Madonna. New Devon è la patria dei fondatori di Libertalia. Ma niente. Ed è dove Reika sta portando tuo fratello. Il tesoro probabilmente è lì. Ma dobbiamo prima salvare Sam. Questa parte qui è bellissima. Madonna, che spettacolo. Guarda che prova, così ti lavi. Porca miseria. Fortuna mi sono fermato qui. Ui, bravo. Scusate. Mettiamo scusate. Voglio farlo. Sì, New Devon, la patria dei fondatori di libertà. Fare le cazzate. Faccio io. Adoro il fatto. No. Ma non mi sei andata in cooldown. No. Adoro il fatto che i personaggi femminili come Clona di Nella non sono sessualizzate. Sì, vabbè, questa cosa si è anche un po' superata. Sono belle donne, ma non puntano sul sex appeal, ma appunto sull'intelligenza, forza d'animo e sentimenti. Un motivo in più per amare Naughty Dog, sì. Dopo questo ti merito un bacetto da Angè, perché... No. Me li dà dopo, ragazzi, me li dà dopo. No? No. Guarda che bello, ti piacerebbe essere... No, perché ci sono gli insetti. Oddio, no, perché ci sono gli insetti! Cioè, non vorresti essere in avventura? No. Perché ci sono gli insetti? Sì. Se ci fossero gli insetti, sì. Ah, meno male. Io ora ci sono gli spray. Sì, inquiniamo, vai. Ci sono gli insetti, le pomatine, le pomate. Guarda che bella moto. Lei è arrivata di qui. Guarda, lassù. L'ho presa in prestito dai tuoi amici della shoreline. Baby Dixie Live, a te piacciono gli insetti, Enrico, a me no. Così ti ho raggiunto più in fretta. Ora dobbiamo solo trovare il modo di risolvere. Ma questi colpi sono infiniti. No. Ora mi sono sporcato. Mi daresti una spinta? No. Dove ti sei sporcato? La schiena. Ma era già così. Il padre si sa qualcosa. Al solito i fratelli sì, i genitori divorziati. Magari lo potrebbero far vedere un altro gioco. Potrebbe essere un'occasione. Avrei capito avesse detto animali pericolosi. Vero, perché giaguari, pantere. No, ci sono gli insetti. Nemmeno le zanzare, gli insetti in generale. No, le zanzare pace, tanto sono pure qua le zanzare, gli insetti. Ha rubato le candele. Ma che lì c'è le zanzare così. Appunto. Quindi lei è tutta sbracciata. Sei qui. Cazzi sua. Da qualcuno. Hai visto la colonia? Sì, dall'alto. Incredibile, no? Mi sarebbe piaciuto visitarla. Campana. Ero un po' tutto impegnato nel cercare. Giusto. Che bello. Voglio passare sotto la radice. In tutto questo non c'è l'ippo, non cadono, non scivolano. Vabbè. Sembra di sì. Avery deve avere assunto i migliori ingegneri della sua epoca. Forse lo usano. Scusate! Sì, è verosimile. Io voglio fare anche l'altro percorso. Scusate! Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade! Vabbè, dai.
Dimmi, Sally ti ha spiegato perché siamo qui? Sì. Harry Avery, 400 milioni, 12 fondatori, centinaia di coloni. Una cosa del genere. Sì, l'hai riassunta bene. Avevo tanto... Dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo sbrigarci. Ok. Sbrigarci dobbiamo. Allora andiamo, dai, non cazzeggiamo, se no bisogna... si fa tardi, se no. Sì, vabbè, con l'unghio. Ecco l'auto. Ah. Dobbiamo capire come arrivarci. È arrivato il momento di pareggiare i conti. Gioco è King Kong. Cos'è? L'acqua mutosa così. Così mi cincisce. Quella cammina e lui nuota. E poi sa. Sì. È vero, le bionde sanno divertirsi di più. Dove devo andare? Devo salire dove... No, non ci credo! Cosa? Ah, qua. Ci arrivo? No. Cosa? Forse lei mi fa salire? No, forse tu fai salire lei. Tu fai salire lei? No, mi ricordo devo far scendere una casa. Forse devo andare là. Forse devo andare lì. Il mio coltello. Ah, c'è qualcosa qui intorno. Ecco, potrai tirarti su qui. Ottimo. Già arrivata. No. Perché dentro la testata al muro? No. Credi ci sia un altro modo per salire? Ehi, c'è un passaggio qui. Sì, ora lei butta la cassa. C'è un passaggio. C'è un paziente, fammi passare. Che offendo. King Kong credo sia uno dei personaggi meno usati, quindi meno... Ma cosa vuol dire King Kong? Cosa c'entra King Kong? Ma tu hai la collector di Uncharted 4? No. Ecco, ha buttato la cassa. Grazie. Dove l'ha buttata? Eccola lì. Ah, la devo tirare con la cosa. Quando avrò finito con te dovranno stenderti ad asciugare. Più bello si può prendere diverse direzioni, poi andare di qua, poi andare di là. No? Posso andare solo di là allora? Ah, mi rimangio su quello che ho detto. No. Dai! Perché? Ho spaccato l'albero. Ok. Ma che fortino. Wow. Cosa? Ehi, bel salto. Niente male, eh. Vuoi fare incazzare una donna del genere. Dai, ti aspetto più avanti. Cosa sarà? C'è un tesoro lì. Sto bene. Bellissimo. È tutto sotto controllo. Vedi se riesci ad arrivare quassù. Sì. Sì, d'accordo. Nate, riesci a trovare... Che c'è? Sembra un vicolo cieco. No, no. Ma non la posso mai. Ne dubito. Ha 300 anni. È rimasto alle intemperie. Forse non ha mai... Guarda, funziona. Come si è appeso, come? Nel senso, come preferisci... Come la preferisci... come la preferisci come personaggio, cosa? Chloe è una brava esploratrice ed è gnocca, figlia. Ellie, 14enne, 19enne. Cosa? Ellie, 14enne, 19enne. Gli
dice, come la preferisci. Ah, Ellie, pensavo Elena. Ellie, boh, vedremo come l'hanno fatta quella nuova. Il fatto che funzioni è... Il ricordo di King Kong è presente in Crash grazie al personaggio Koala Kong. Ma cos'è ora? C'è il meme di King Kong? Cos'è sta cosa? Lui Koala Kong, manco Rilla Kong. Koala Kong! Avellino, avellino, il buchino. Cos'è questa cosa che brilla? Dov'è? Questa. Ah, dove? Che bello, che bello, che bello. Oh Gesù. Qua? Da quanti percorsi c'è qua? È una casa. Ah, c'era diversi percorsi. Sei una sigaretta? Sì, sono su. Dov'è? Ho fatto una nuotata fuori col gatto. Che diavolo merda! Ma porca di quella porcina! Come fanno a morire? L'hai preso in testa? Io non lo so. Effettivamente. No. Bella mossa. Niente di che. La spinta. Sarebbe più facile individuarla dall'alto. Giusto, buona idea. È il vento questo suono. E qua si può scendere per prendere quel tesoro che abbiamo visto prima. Hai. Eh? Hai. Che hai? Niente. Qua è. Quindi sa che, però che se vado lì muoio. Perché intanto è crollato tutto. Vabbè, pazienza. King Kong lo conosce, l'abbiamo già mai visto con King Kong. Il film King Kong. Ero piccola. Quello del 2005. Vabbè, ero sempre piccola. Piccola, è vero. Madonna, vabbè, anch'io. Cioè. Il meccanismo è mamma, mica tanto. Piuttosto ingegnoso per una banda di pirati. Del 2005, quanti anni avevo? No, avevo 3 anni. E vabbè. A quegli anni lì non è che... Uno è grande. No. 3 anni. Io voglio esplorare. Andare qui. Cioè, c'è il bimbero. Non usci. No. Beh, almeno così ci teniamo in forma, giusto? Cos? Questo era il suono dei cosi di Crash 1, però. Gli uccellacci dei Crash cosi. 1. Eccoci lo scontro, eccoci, finalmente. C'è gelato, c'è. Ho trovato la tua auto. Tecnicamente è la loro auto. Beh, riprendiamocela. Credi che sia con Drake? Con queste cuffie mi schiacciano veramente la testa. Ci divertiremo. Tenete gli occhi aperti. Ma lei è allargata un po'? Io restringevo sì. Metterla. Anch'io le stringo, ma mi stringono troppo. Mi sembra di essere scemo. Wow! Vai, 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 sali, non facciamoci vedere, non facciamoci, vediamoci! Vai, 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 salta. Non ci può sparare. Un momento. Non me lo sono sognato. Non me lo sono sognato. Sparaci. Cosa facciamo? Ammazzo tutti o cerco di... Ammazza quello, di andare via senza uccidere nessuno. Si può anche andare via senza uccidere. Ma se... Guarda, il coso è là, devi... Ma mi sparano tutti! Devi pinnuliarti su sto coso. Pinnuliarti? Da Leo. Oh... Ah, è lei, vaffanculo. Ecco. Vaffazzo. Normale che quello col cecchino ti vede, ma scusa. No, no, no. Pignoliarti. Trovate quello stronzo. Per favore. Vale la pena provare. Eccolo, eccolo! Bastarda! Le passa un po' di attraverso. Ma ragazzi, mi rompi le scatole! Dammelo, dammelo! Vai su, vai su! Così.
Ah, ora sono... No, è uguale a prima, sono qua. Ero qua anche prima. No! Però Dio, Fai attenzione, No, non è vero, non mi avete... Ma hanno visto. Cazzo! Bello! Premi tondo per evitare i laser. Bomba. Bomba, ragazzi. Ma questo è lì dietro un po'. No! Nate! Ma questo coglione. Non si chiama tondo ma cerchia. No, io lo chiamo tondo. Hai muscoli nei muscoli, quest'uomo di muscoli. Enrico, ci vuoi dire cortesemente quanti minchia di anni hai? 25. Tutti ma m'hanno visto. Cazzo, madonna! Tutti m'hanno visto. Qualunque cosa fosse ora non c'è. Sì, scomparso. C'è uno che ti sta guardando ancora. Ma che sono sti così? Perché questo? Non ho capito cosa fa questa cosa. Li segno. Così mi resta il segnalino anche quando non sono fuori campo. Per quanto tempo? Per sempre. Dai! No! Questo no! Come ha fatto a non vederti? Gli sei passato davanti. Ma cosa fa col piede? Quello non mi vede. Niente. Tre tigri contro tre tigri. Aspetta. Tre tigri contro tre tigri. No! Mori, mori! Te! Ma così è di nascosto! No. Hanno le banane agli occhi. Oggi lo finisci? Non credo. Perché comunque... Tre tigri contro tre tigri. C'è sempre una bella parte, Cioè, per finirlo stasera dovrei arrivare almeno alle 2 di notte. Vediamo, non credo, perché io sonno già ora. Cos'è questa clip? Vediamo che clip è. Niente, Bru, qui è libera. Bomba. Bomba, ragazzi. Ma questo è lì dietro un po'. No! Nate! Ma questo coglione. Sì, boh, vabbè. Dai, facciamo casino, dai. Lei, basta, io vado, via. Oh, ma che cazzo fai? Vai via. Giù. No, plof. Scusate. Mancano 5, circa 5-6 ore. No, infatti non ci si fa. No, 5 ore veramente? No. Però c'è comunque tutta la parte finale che è bella lunga. Facciamo, mi sa, la settimana prossima. Dai! Madonna, ragazzi! Ciao, è rimasto lì. Oh, il cecchino mi ha rotto. Via. No. Provvidenziale. Cosa fa? Cosa? Oh! Porca di ma porca put. Vai a dare una. Donna, ragazzi. Oh! Okay. Porca miseria. Elena si fa crivellare. Oh, prendilo. Ah, l'ha preso. Grande. Donna. Stagli addosso. Awe. Che ha detto awe. No, già.
giusto per scacciarlo. Vai. Saliamo in auto e segniamocela. Vale la pena provare. Ma lo posso beccare? Elena. Headshottino. Quello era. Davvero? La shoreline è degna della sua fama, eh? Andiamocene prima che ne arrivino altri. Vedi un'uscita? Su per il fiume. C'è un passaggio sotto le cascate. Perché? Non è vero, non è vero. C'è uno che ha dato dell'antipatica a NJ. Non è giù, non è vero. Cioè, d'altra parte, cosa deve fare? Cosa deve fare? Cioè, stiamo guardando il gioco, non è che. Quando facciamo CTR, è un altro conto. Qua stiamo. No, il coso ha buttato. Il fucile. Vabbè. Magari stava scherzando. Ora inizia la bella parte esplorina. Tu hai tutto. E qua? Ehi, guarda quell'ascensore. È gigantesco. Penso che in cima ci sia New Devon. MJ non te la prendere, MJ ti vogliamo bene. MJ non li pensare. In questa saga potevano far schiattare qualche protagonista per aggiungere il fattore dramma. Io tra poco crollo, guarda anch'io, quindi fra poco si va. Perché ho sonno. Bella sta parte. Perché Ray Patner vuole il tesoro di Ender? Non mi sembra sia corto di soldi. Vuole soltanto la gloria. E non che lo si ricordi solo perché ha ereditato una fortuna. Rinunciare non è nel suo stile. Rafe è un buon acquisto per la shoreline. A lui servono i loro muscoli e a loro i suoi soldi. Dici? A me sembra ne abbiano già parecchi. La shoreline si è impelagata in un paio di guerre civili che hanno preso una brutta piega. Nadine ha ereditato i casini del padre. Spera di tornare ad essere qualcuno con questa storia. Bella fresca. Bella fresca. Ma guardate che spettacolo, guarda. Addio, mutanda è pulita. È uno spettacolo. Addio, maglietta pulita. Ehi, piano. Ora tutto ok. Continua a seguire la corrente. No, si casca. Ammetto, scriveresti un gran pezzo su questo. Sì, potrei. Ehi, piano con quella roba. Dovresti fare di nuovo. Non ho portato la macchina. Non vorrei averlo fatto. Mi sembra c'era un trofeo se andavo sotto le cascate. Perché pensi che Sam sia venuto direttamente da te? Ha fatto uscire di prigione. Credo volesse raccogliere tutti gli indizi su Avery prima di lasciare Wraith. Inoltre doveva ancora mettere insieme quella storia di casa. Se solo avessi controllato. Ah, vedi, lo dice, se solo avessi controllato. È vero. Se non avesse detto, cioè il fatto che lo dice è comunque una pezza al fatto che è un buco alla logica della storia. Qui, è un aggeggio proprio strano. Mulino bianco. Grande da contenere l'auto. Speriamo proprio che funzioni. Allora, parcheggiamo la macchina sul. Ah no, non c'è, va tirato. No. No, è quello là, è quello. Qual è? Cosa? Il montacarichi. Parcheggia! Parcheggiamo. Parcheggia qui. Non mi ricordo dove. Bene, diamo un'occhiata. Ah, sono stanco. Allora, io taglio corto perché sennò diventa infinito. Che dovrebbe succedere? Lo sapremo presto. Torna indietro. No, perché manca.
manca. Manca un pezzo. Non è successo che. Credo ci serve. Bene, proviamo qualcos'altro. Devo aggiungere roba. Dove? Bisogna buttare giù qualcosa. Non mi ricordo bene. Ho capito. Mi ricordavo. Lascia, molla. Sposta il veicolo. Ma che fa? Cosa? Stavo pensando, forse potremmo usare il ricetto su quel balcone. Proviamo. Ci siamo. Vai. Fa lei. Ok. Ci sono. Ok. E ora? Credo di poter salire. Adesso. Ok. Grazie. Ok. Kindly la Rupert Nate. Ma aspetta, qui cosa c'era? Ah, tesorino. Un vasino. Ma poi che si fa per questi tesori? Eh? Che si fa con questi tesori? Boh, li vende su eBay. Non so. Dai. Collezionista, che ne so, qualcosa. Che altro dove li mette? In tasca, si mette in tasca il vasino trovato lì. Ancora no, devo arrivare più in alto. Mi serve un ascensore per riparare l'ascensore. Io non l'avrei mai fatta questa cosa. Dai, no, devo salire ancora. Signori, vado a dormire che sono stanchino. Buon proseguimento. Buonanotte. Sì, anche noi fra poco si va. Ah, l'ha attaccato lei, guarda. Pronti? Ah, bloccava il coso. Perfetto. Dai. No. Dai. Sali. No, non sali. Ora. Spalle incredibili. Ok. Scroscio le mani. Buona idea! Ma l'ascensore? Ah, c'era l'ascensore allora. Ok, ci sono. Ah, lo spirito. Sono andato a mangiare il prosciutto nel frigo. Qual è il nemico principale preferisci negli Uncharted? È Lazarevic. Mi sono appena ricordato di non aver cenato. Perfetto. Uno se lo scorda. Cos'è sta clip? L'altra leva. Ah sì, è bellissima questa. E va, si blocca. Vabbè. Ciao. Andiamo a ciao. Ciao. E adesso? Vai. Fa lei. Forse dovrei. Ok, ti dà riporta. Ehi, attento. Dai giù, nasconditi dietro l'auto. Allora, qui c'è un po' di casino. Abbassati.
Madonna! Madonna! Oh, però piano, piano, piano. Madonna! Dio banno! Oh, madonna! Dove sono qui? Oh! Arrivano dappertutto! Porca miseria, Non ho bombe! Dai, no, no! No, che schifo! Allora, fatto... bella giocata, però. Cecchino, ti prende in testa. Cecchino, No, ero stato bravo! Via, 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 via! Stata da solo, mori. Dove sei, MJ? Sicilia. Elena, sei ancora con me? Ancora qui. Allora, come è rimasto così? Chi? Lui è rimasto appoggiato così con le mani qua. Dove è andato quello? Questo cos'è? Guarda! Oh! Basta la giusta! Bastardo! No, 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 no! Mamma mia! Oh! Porca puttana! Quella si era capita, intendo che provincia la Sicilia. Trapani. Trapani, io sono stanco. Brice. Elena sta ammazzando, sì, anche lei qualcuno. Oh! Esci fuori. Sei morto. Vediamo come resta ora lui. Dai. Colpi. Porca miseria, no! Via, parati. Bassa l'audio di gioco. Ah, ok, scusa. Basso un po' l'audio. Sì, effettivamente è un po'. Mettiamo back così. No. Ah, così va meglio. Madonna! Sparano dappertutto. Sparali un po'. Perché non li spara? Ha rubato le candele. No. Questa parte è ignorante, non ricordo. Bello sto film noir. È difficile. Peccato. Elena, sei ancora con prendilo, me? Prendilo! Cosa è? Ancora! Quanti ce n'è? Quanti ce n'è? No! Poi arrivano anche gli RPG. Ieri ha finito CTR, sì. Ma che ora si è messo? Luna. Sì, oggi si smette prima perché... un sognone. Mori! Mori! Dai! Prendi l'acqua!
Ma fatte? No. Sta parte di Minori Orden è rognosa. So come ho fatto a farla distruttivo. Mori. Vai. Vega è. Qua non ho bombe, non ho niente. Eccola. Ma t'ho preso in testa, perché non muori? Due in meno. Elena, sei ancora con me? Il muro. Non lo becco! Non lo becco! Porca puttori! Oh, dove è andato? Dove è andato quello? Rilassati, amico mio. Hai un colpo. Ho un colpo? L'ho preso però. Oh, visto. No, prendi questo. Perché c'è il coso qua? Ma la fai finita! Ma cosa fa? Lo guarda, Elena, cosa fa? Oh, c'ho più colpi. Sprecati tutti i colpi. Posso passare di qua? No. Che casino. Pistola raffica giù. Mi ero starnuto. E poi che è? Farà! Oh! Che cappio. No, prendi questo. Così va meglio. Questo. Ma c'è l'esercito. Ma qua tanti ce n'è. No, ma non è da capo, vero? Il cazzo non è da capo. Una ragazza. Cecchino a mezz'ora. Non è morto. Fallo te. No, non so i tasti. Elena, sei ancora con me? È arrivato il momento di pareggiare i conti. Dov'è l'altro? Dov'è? È quello. No. Prendi la pistola, raffia giù. È facile. Sì. Mille persone. Dai. Oh, merda. Sono salvatino. Morto. No, morto. Ma chi è che spara di qua? Bastardo. È vicina. Merda, assolto! Ah,
Dai, le mani ti ha pestato. Bastardo. No, come devo fare? In quale modo devo fare? Si fa questa parte, poi si chiude, perché qui ci sta fino alle 2. Solo lì. Oi, oi, oi. Il trucco è non derapare nel tubo, solo YouTube. Cioè Internet Explorer mi diva la live di Ed. Dai, cazzo. Madonna. Cade, no! Madonna. Mamma mia! Andiamo lì, andiamo lì! No, ma non ci posso! Nate! Nate! Vabbè! Avevo visto che non ci potevo. Oh! Checkpoint però! Ma mi ha aiutato! Mi ha regalato il checkpoint! Dai, meno male, dai! Oh! Ma perché prima no? Ora sì? Ha visto che ha avuto pietà di me. Ma no, perché era così. Spara a questo balordo. Oh. Dove è oh no. Via, 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 via. Grazie a questa pazzere. Dai, ce n'è troppi, per Dio. La modalità devastante non le dà brezza di cominciare da capo. Non dà lebbrezza. Lebbrezza è l'apostrofe brezza, non è lebbrezza. Sì, la modalità devastante è devastante. Mori! Ok. 7 colpi di pistola una persona non muore. Cioè, oh, No, no, ti butto di so... Oh! Giù. No, mi beccano uguale, ci devo andare. Devo saltare sulla cassa. Grande Giove. Hai granate, no? Grande Giove. Rilassati, amico mio. E il caffè. Il caffè. Bastardo! Guarda quanti ce n'è! No, ma come? Ma mi mancava un po' di vita! Oddio. Peccato! Peccato sì! Piede ti sparo! Non sono incredibile. Anch'io. Non ce la faccio più. Alex Mito non è abbonato. Alex Mito non è. Ma c'è Alex Mito. Ciao! Non è abbonato Alex Mito, male. 3 gears in mezzo a un mare di uomini. Vabbè. Ok, l'ho levato di mezzo quello là. Dai! Salta sulla scatola!
ascensore, ah, vabbè, non è proprio una scatola. Guarda che bastardo è quello lì. Uè. Ok, devo saltare lì? No, l'ascensore si è bloccato, madonna. Vedo cosa riesco a fare. Oh, ah, è ripartito. Ora mi arrampico e ti copro. E ti butto di sotto. Vai giù, vai giù, vai giù, parati. Oh, c'è il pistolone. Ma guarda quanti ce n'è. Madonna, l'ho falciato però. Vai via. Oh, oh. Ti. Qualcuno ha bisogno del bagno? No. Blam. Ah, le orecchie. Lancio una granata. No. Ah. Sotto non ti ha fatto niente, perché? Poi ce l'avete più? Si vede prima. Si sta spaccando la montagna. Oh, prendi il pistolozzo magico. E basta però. Hai rotto i coglioni. Ma quanti ce n'è? No. Oh, le finirete alla fine. Uno alla volta. Oh, uno. Meno uno. Sì. Boom. Ma chi è che le tira? Lui. Nonna, pelato. Preso. Ehi, ho perso la pazienza. Di tre. No, questo. Preso. Rimasto lì, guarda com'è rimasto. Madonna! Ma ne è rimasto uno solo? Due. No! No! Credevo di poterci restare. No! Deve ci arrivasse, che ne so. Che schifo. Vaffanculo. Due. Lo sappiamo. Spello della Stovaz. Eh? Bello sto della stovasa. Sì. È 11:30, possiamo aspettare. Bello. Bello. No, arriva il bombardero. Vieni. No, non ho più colpi. L'arte è rimasto lì. Vieni. Vieni a trovarmi e ti butto giù. Dammi il pistolozzo. Bello questo. Mamma ragazzi. Oh merda. Oh shit. Addio scatoline. Oh. Ma questa che spara è lei qua. Eh? Che si sente sparare. Che ne so. La pistola magica. Sì, dov'è? Ah, è Elena che spara. Fregati. Ah, perché gli stanno tirando di RPG a lei. Io devo salvare lei. Ma oh, cosa succede? Madonna. Di qua? Oh! Ah, lei se n'è fregata. Porca puttana! Alle op- sì. Allora, sbrigati! Con calma. Guida tu. Sicura? Mi sembra che tu te la stia cavando. Scusami, domani grande. Live, non credo. Beh, la sei meritata.
Dobbiamo sbrigarci. Dai, è finita, è finita. Ah. Stavo proprio pensando. Tutti questi macchinari e strutture costeranno un occhio. Credi sia rimasto qualche tesoro? Dobbiamo sbrigarci. Oh, bello. No, non ci credo. Un momentaccio. Ah. Vabbè, io ci devo provare, dai. No. Aspetta. No, come si accelera? Devo far partire un po' prima, lo devo far partire. Non bene! Parcheggia! E allora buttiamoci. No, la moto! La moto. Non funzionerà, la corrente è forte. No! Non funzionerà, la corrente è forte. Clip subito. Chi ha dato la patente a quest'uomo? Ma dovevo lanciare un po' due secondi prima il comando, veniva perfetto. Ma quindi sa che devo... Oh! Devo scendere... Ma devo andare di qua? No. Ma stavi salendo dal film o qua? Ora ci siamo. Eh? Di nuovo al controllo. Stavi salendo da lì, no? No, ci no, siamo no. Quasi. Non è che per caso hai portato un cambio, vero? Certo. Bene. È sull'aereo. Meno bene. Non di... bene! Possiamo guidare oltre la chiusa. Qui mi sa che devo scendere. Ah no, 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 devo andare là. Sì, in realtà qui ascende e trovi tesori ovunque, non so. Ma no, guarda, devo scendere qua, così. Ero messo bene lì. Aspetta, ma lì? No! Devo provare. Boh, vabbè. mi diverto bene. No, devo usare il coso, quindi devo passare di qua. Un cambio, vero? Non faccio più. Bene. Se li usi tu non vanno mai in cooldown. Vedrai, no, se li uso io non vanno in cooldown. Ha ragione, allora potevo fare di nuovo. Vabbè, ormai. MJ è molto divertita. No, no, sono tranquilla, non è che... Non c'è da... Cioè, giustamente, un gioco così non è che ci sia tanto... No, non ho mai giocato a The Last of Us. Ok, provo l'altra. Però hai visto il video? Sì. Sì. Ti piaceva? No, insomma, fa paura. Devo aspettarmelo. Quindi come si fa? E dietro la porta numero 2. Sembra che da qui si passi. Nessuno ha stasera? No, nessuno. Non male. Aia! E posso passare di là? Sì. Via. Così va meglio. Ci siamo. Stasera altre sorprese. No, quella di Ali non è piaciuta. Quindi stasera è altre sorprese. Io sonno. Ma qui è pieno di posti. Rilassati, amico mio. Guarda, piace qui. Final Fantasy. Certo. Aspetta. L'ho provato. Ce l'abbiamo fatta! No, sempre non credo! Forse un po'. Diablo 521 si è abbonato, grazie! Grazie mille. Grazie. Grazie, ho fatto così. Dove devo andare? Di qua non si va, si va? Eccoci qua. Laggiù, verso il mare, ti ho detto. Qui c'era la casina del pirata qua. Guarda. La casina del pirata. Mi
chissà chi ci abitava. Il pirata. Probabilmente il custode dell'ascensore. Il custode dell'ascensore? Conosci un altro modo per effettuare controlli di sicurezza sui pirati? Ah, si erano imbattuti in qualcosa di grosso. Non voglio, dai, sono stanchissimo. Mi bruciano gli occhi. Belle le felci. Qui sembra un certo d'uno, no? Sono incredibile. La! Fa anche la fiamma. C'è un unico ultimo colpo a casa, vabbè. Inquinamento. Che inquinato? Le lucine, addirittura della marcia indietro. Vedi. Chance che l'ascensore funzioni? Beh, percorso netto finora. Quindi ora dobbiamo aspettarci qualche disastro. La ruota sta girando, bene, no? Non si deve andare lì. La ruota gira. Ti è piaciuta la demo di Final Fantasy? Sì, non me l'aspettavo. Mi è piaciuta molto, mi sa che lo prenderò Final Fantasy. Molto figo. Un altro tesoro messo lì. Dove andavo ora? Non mi ricordo. Cioè, tu l'hai trovato tutti i tesori di... Ma l'ho soggiato un po' ai tempi. Non mi ricordo... Cosa devo fare? Sì, ma questa è una stronzata, me la ricordo sta lì. Come, con quale forza loro riescono a tirar su con bracci un simile peso di... soltanto una trave peserà 20 kg. Sboh. Merda. Tengo io, tu sposta l'auto. Mi si è buggato Ratchet & Clank e Nexus. Prima del boss finale non posso più completarlo, veramente. Ma no, prova... Boh, prova in qualche modo, prova a riavviare tutto. No, sta soffrendo quel tipo. Sì, è un va. Ah, devo tirar su ancora. Che... No, ma nemmeno Urk ce la faceva a fare una testa. Ci credo. L'altra leva. Ok. Speriamo bene. No, finiamo il livello, poi si dorme. Che... Ingegneria pirata è fantastica. Ingegnerata pirata. L'altra leva! Dai. Ma ora credo sia la parte calma. Ah sì, arriviamo al cimitero, quello che è, poi è finito. Finiamo la prossima volta. E la dovremmo finire il gioco. No, non ci credo! Ma silenzio. Oh. Cosa ti ha fatto cambiare idea? Hai detto che stavi per non tornare. Non potevo partire proprio quando eri nei guai fino al collo. E poi, sai, c'è quella cosa del voto nuziale. Notte ragazzi, notte Alex Mito. Gioia e dolore. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Esatto. Ingioia e dolore. Molto malinconico questo dialoghino. Ingioia e dolore. E lui è tristino perché... Vieni. Cioè lei si è rotta coglioni di fare sta vita, capito? Ok. Bene. Ok, anche se lo fai con l'intento di proteggerti. Non hai il diritto di tenerti. Qualunque sia il problema, tu dovresti venire da me, così lo risolviamo insieme, come una squadra. Sì, lo so. Dico davvero, è che... Io... Senti, dovremmo concentrarci. Riprenderemo il discorso. Chissà da quanto non si lavano questi due. Stacca a mezzanotte, sì, a mezzanotte. Tra quanto chiudete a mezzanotte. Comunque, non che sollevarsi con un braccio solo e fare salti a 3 metri senza sforzi sia proprio ragionevole, è vero. Qui c'è la musica bellina. E qui prossima c'è un momento di tristezza.
tristezzina qua. Devo piangere? No, però c'è la musica che sovrasta i suoni ambientali qua. Guarda che bellezza. E qui te giochi con la sensazione che Nate si senta in colpa perché ha fatto sta male. È veramente è resa bene con silenzio, senza e solo musica. E io vado a cazzeggiare. Sono triste, sono triste. Ah! Sì, ma molto della stovase anche. Madonna che bellezza. Cioè c'è la camminata, solo la camminata con la musica. Non sono fatta per questi giochi io. Perché? Non mi ha trasmesso nessuna tristezza. Perché non hai seguito la storia. È finita la musica. Non è più triste. Pensavo durasse un po'. Gli è passato, ho capito. Pensavo. Sì, forse io ho un po' esagerato. Guarda che bello, guarda bello. Il geyserino, cos'è? No. Quindi sicuro sono trofei a giro, tesori a giro. Perché dico sempre trofei? Tesori a giro, però noi andiamo. Qua? Oh. Elena. Dove sei? Ancora in volo. Ho visto diversi veicoli della Shoreline diretti a nord. Quindi li incontreremo presto. Voi due, state bene? Abbiamo avuto qualche intoppo, ma niente di serio. Bene, tenetemi aggiornato, ok? Non sono il tipo da nessuna nuova buona nuova. Faremo il possibile. Passo e chiudo. Qualche intoppo. Soldati, 300 soldati. Dove vado? Di là? Ok, forse è dall'altra parte. Una jeep, uno stambecco. Qui cosa succederà? Per forza. No! Oh my god! Torna indietro, andiamo verso le gambe. Torna indietro, metti la retro, vai. La corrente è troppo forte. Madonna, ragazzi. Guarda, siamo scalare quelle rocce. Poi c'è il coso lì, proprio lì, vabbè. Sto bene, sto bene. L'albero che si rompe. Sempre con la montagna messa lì. Sa che l'albero viene giù. Ma sei giù. Così va bene. È stato bello avere un'auto. Già. Forza. Non cercavo di proteggerti. È solo che avevo fatto la promessa di smettere con questa vita. L'ho fatta anch'io. Sì, ma io l'ho infranta. Non te l'ho detto perché avevo paura. Paura di cosa? Di perderti. Forse stavo proteggendo me stesso. Capisci? Abbiamo ancora molta strada da fare. Sì. Dovremmo andare. Già. Questa scena è uguale a quella sulle cascate con il viaggio con Pippo. Sì, solo che lì c'era la canna da pesca. Quest'anno mi sa che la Juventus vince la Champions. Speriamo. Che bello, che bello! Che bello! Che bello! Qui se non sbaglio c'è un tesorino. Dai, ora chiudiamo. Vediamo. C'era un tesoro. No, allora c'era questo. Se mi butto nell'acqua. Muori. Ma che bello! La montagna immersivo a palla, veramente. Dai, mi fa troppa tenerezza. Almeno siamo sulla riva giusta del fiume. Già. Sarebbe stato un problema. Ricordo questa parte.
di che. Buona idea. Allora, come arriviamo lassù? Ok, riproviamo. Avery si è scelto proprio una bella isola. Magari potremmo tornare qui in vacanza, no? Sì, addio, sì. Mutande pulite. Ah, devo passare di qua. No, non bene. No, potevo passare di lì? Fa tutto il saltone per cosa allora? Per cosa c'era? Così, per figura? Per ingannarti? No! Ah, ok. Mi ricordo c'era un tesoro da queste parti. Noi ci sono le moschette. Cosa? Ci sono gli insetti. Ah, ci ha portato lo spray. No. Guarda che schifo. Che schifo. Sei qui tutto solo? E qui c'è un'altra storia piratosa. Piccola Abigail, si sono unite alle altre fuggiaschi a bordo della Switzur. I fondatori ci hanno sottratto tutto, a me come agli altri. Il mio modesto contributo in oro è ormai svanito, custodito tra le arti mura New Devon. Quindi, appunto, tutti i pirati di Libertalia sono stati fregati dai gli stessi fondatori. Con la scusa di raduniamo tutte le nostre averi, mi hanno rubato tutti. No! Sì, ora si chiude. No, sì, l'hai detto, amico. Ecco. Siamo sempre 90 con Uncharted 4, ragazzi. Grazie per esserci. Bene, bene. Qui c'è della mortitudine. Wow. A giudicare dai vestiti, sono coloni. Ciao, letto, sono coglione. A giudicare dai vestiti, sono coglioni. Guarda come sono disposti. Sì, hai ragione. Sono impilati o ammassati contro le pareti. Erano già morti quando li hanno portati qui. Questa è una fossa comune, Neil. Incredibile, mi sembra vero. Ciao. Traditore. E questo chi è? Guarda il cartello. Traditore. È uno dei ribelli. Brutto modo per morire. Non ho capito come è morto, però. L'hanno messo lì e è morto di fame. No. L'hanno messo lì, Dio. Ma lo facevano davvero pirati con queste... con queste gabbie. Mettevano lì i prigionieri o morti o da morire, li facevano morire di fame. Si chiamano, ma lo dice dopo come si chiamano ste gabbiette. Bebe qualcosa con la bianca di bellezza. Sembra vero. Lo dice qua forse. No, devo cadere. Non parli te? Oh! Scusa, amico, senza offesa. Schifo. Gabbie. Ma quante ce n'è di gabbie? C'era un tesoro qui, mi sembra. Wow. No? Scivola, che è? Oh! Vabbè, che se ne frega, no? Sicuramente. Addio, mutande pulite. Oh, santo cielo.
Ah, era questo il cimitero. Avevo che una gran voglia di soffocare la ribellione. Sì. Mi chiedo se il piano fosse questo sin dall'inizio. Cioè, massacrare tutti i coloni? No. Attirarli qui con la promessa di un'utopia. Per poi derubarli di tutto ciò che avevano. Beh, stiamo parlando di un branco di pirati. Già. Ma sembra troppo diabolico persino per dei pirati. Madonna, ragazzi. La C-Black Flag ha una zona molto simile. È come se fosse uno scontro tra dei della distruzione. Non potrei mai scontrarmi con Tori, vado troppo bene. Ragazzi, chiudiamo qua perché è un buon punto per chiudere. E basta, sono stanco, sono. Non ce la faccio più. Si continua, boh, vediamo. Tanto vi annuncio. C'era qualche tesoro, mi ricordo. Boh, là forse. E la Gala Disadventure. Che un tuo commento su questa avventura? Sparosa. Gli arti Uncharted erano anche peggio, quindi. Ma che bello, che bello. E non sì, perché qui c'era un dialogo dove lui dice il nome delle gabbie. Mi pare Gebe. Non so il genere. E non se c'è un. C'è? Che be. Quando la prossima è forse l'ultima. La prossima è l'ultima per forza. Vediamo. Mi sa settimana prossima. Ma non lo dice, lo diceva. Fitto solo un secondo. Le cose non sembrano stabili. Non lo sono, stai attenta. Questo. Che cos'è stato? Laggiù c'è un tesoro. C'è un tesoro, devo. Il mio dovere. No! Quest'altro. Ma se non è morto prima! Muore da. Lo dice più avanti. Lo dice verso la fine del gioco, davvero? Laggiù c'è un tesorone. Ma no, invece me lo dice qui, che è pieno. Che dice? Digna factis recipimus. Mi sta venendo voglia di giocarlo nonostante non abbia motivo ed ho altri mille giochi da finire. Vabbè, anch'io. Ma che bello. Andiamo a vedere perché ho visto un pirata steso, magari c'è un messaggio anche lì. Sicuro che lo dice verso la fine del gioco. Ne approfitto solo un secondo. Strano. Cos'è il disturbo, amico? L'avrebbe detto se fosse stato qui. L'hai passata di lì? No! Che c'ha la voce inglese. Cambia voce. Vabbè, basta, si chiude qua. Qui c'è una sparatoriona, la facciamo la prossima volta. Stai bene? Mandami sì. A nanna, sì, dai. Wow. Benvenuta nel quartiere di Avery. Bel posticino. Non fosse per i cedimenti strutturali e i danni dell'acqua. Beh, devono avere problemi con gli scarichi. Qui un idraulico farebbe fortuna. Fatto un po' la risatina. Bene, allora. Sembra che qualcuno abbia fatto saltare la diga e allagato tutto. Che avevo? L'avevo dimenticato. Sei bravissima. E sti cazzi? Ok, secondo te qual è quella di Avery? Dovessi scommettere, direi quella. L'unica ancora intatta. Beh, anche tu non sei male. Sai,
Ho un po' di esperienza. Ho letto qualche merda, libro. Merda. Cosa? Che c'è? Porta principale. Sam. È ancora vivo. Sì, per ora. Andiamo. Dai. Si chiude. Ci vediamo la prossima volta. Vi aggiorno io per quando sarà. Buonanotte ragazzi, grazie per esserci stata MJ che è arrivata dopo. Grazie a tutti. Che ve lo dice nel sotterraneo il capitolo 19. Ok. Grazie per la live. Buonanotte per davvero. Guarda, spengo anche questa luce che mi ha distrutto le retine. Buonanotte, supernotte, grazie a voi. Notte bellocissimi. Notte a tutti. Ciao. Grazie a voi, supernotte. Buonanotte ragazzi e ciao alla prossima.